Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale, come state? Spero tutto bene. Io sto bene, sono le 8 di domenica mattina e come già avrete letto dal titolo, oggi vi faccio vedere come io faccio un appostamento, quindi vi faccio vedere tutte le tecniche che uso, soprattutto le attrezzature che uso per raggiungere lo scopo che è quello di avvicinarmi il più possibile agli animali selvatici senza però essere visto. Vi porto qui vicino, quindi andremo nella campagna romana e vi faccio vedere tutto quello che uso e tutto quello che serve. A dopo ragazzi! Allora ragazzi, eccomi qua, sono arrivato. Qua intorno ci sono tantissimi campi, infatti sono zone molto buone anche per venire a fare qualche appostamento e spesso vengo. Quindi vi faccio vedere come mi organizzo e soprattutto le cose che mi servono. Zaino. Ovviamente lo zaino è fondamentale perché senza lo zaino non c'è la macchina fotografica e senza la macchina fotografica non ci sono foto. Binocolo. Anche se in linea di massima durante l'appostamento meno uno si muove, meglio è. Poi tutte cose di ricambio, batterie, memory card, perché non si sa mai a finire la batteria o ad avere la memory card piena durante l'appostamento alla fine, perché si deve prendere baracca e burattini ed andare via visto che non si può più fare nulla. In questa tasca quello che metto di solito è una pezza per dare una pulitina alla macchina fotografica nel caso in cui si sporchi sul campo molto, e questa è una sorta di sacca in cui qua si mette la macchina fotografica, da qua esce l'obiettivo, e questa serve in caso di pioggia. Ovviamente non è che salva dal diluvio universale, però per qualche goccia è ottima. Cavalletto. Per quanto riguarda il cavalletto, sicuramente è molto comodo ed è essenziale per poter fare i video non mossi, però è anche un bel impiccio, quindi io di solito preferisco senza. Rete mimetica. Sì, questa è la prima rete mimetica che ho comprato. Non è molto grande, soprattutto costa una sciocchezza. Vi lascio il link in descrizione, ovviamente di tutte le cose vi lascio il link in descrizione se possono servirvi. La odio la rete mimetica perché va davanti la faccia, non si vede niente, è un casino. Quindi c'è un'alternativa. Poncio impermeabile. Ragazzi, questo è un poncio impermeabile mimetico. Diciamo che grossolanamente è un pezzo di plastica mimetico. Il mimetismo ovviamente non è eccezionale, anche se devo dire, magari dopo ve lo faccio vedere, sul substrato scuro non se la cava male. Eccolo qua. Questo in caso di pioggia vi assicuro che è veramente utile. Questo è veramente la cosa migliore, almeno è quello con cui io mi trovo meglio. Però manca qualche cosa. Che cosa? Ecco che mancava. Le parti che vedono di più gli animali quando si va a fare un appostamento sono le mani e il viso, perché ovviamente essendo rosa rispetto a tutto il resto del corpo mimetizzato si vedono molto, e quindi questo dei guanti e questo del passamontagna è un buon modo per compensare questa mancanza. In realtà ancora migliore sarebbe, cosa che devo prendere, un passamontagna mimetico dello stesso pattern della tuta. Scommetto che non siete riusciti a vedermi. Allora lasciate un like, lasciate un commento e iscrivetevi al canale. Vi ho parlato di vari modi attraverso cui ci si può appostare e fondamentalmente si dividono in due macro categorie, che sono quella con cavalletto e quello senza cavalletto.
ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine del video. Spero di avervi fatto vedere qualcosa che non avevate mai visto, oppure per chi pratica già questo genere fotografico, spero di avervi dato magari qualche consiglio utile o anche semplicemente un confronto. Io vi auguro tantissime care cose. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube, tanto è gratis, non costa nulla. E lasciatemi un mi piace, lasciatemi un commento, ditemi che cosa ne pensate perché è veramente molto importante per me. Come al solito vi lascio in descrizione il mio profilo Instagram, Filippo Parentela PH, dateci un'occhiata, fateci un salto e anche là ditemi che ne pensate. Ciao ragazzi, alla prossima avventura!